Sarà on air dal 18 novembre la campagna di informazione lanciata da Assocarni sul consumo consapevole della carne bovina italiana, dei suoi valori nutrizionali, sociali e ambientali. La stellina della carne bovina è il filo conduttore della campagna ideata da Rai Pubblicità e cofinanziata dal Ministero delle Politiche Agricole. Verrà messa in onda sulle reti Rai, radio, TV, cinema e web con il formato di lezioni di etichetta. Per la prima volta in assoluto in Italia gli spot sono stati ideati e realizzati anche nella modalità di pubblicità accessibile e inclusiva, pensata per essere fruibile da tutte le persone, incluse sorde e cieche, con sottotitoli, lingua italiana dei segni, LIS e contributi audio dedicati. Per il web è prevista anche la realizzazione di un sito www.lastellinadellacarnebovina.it, i cui contenuti approfondiranno i temi dei messaggi video arricchiti dalle informazioni che non si possono veicolare con gli spot. La carne è un ottimo alimento, molto efficiente perché contiene molti nutrienti, quindi non soltanto proteine, per la quale è famosa perché sono proteine di ottima qualità e perché ricche di amminoacidi essenziali, ma anche molti micronutrienti che sono altamente assimilabili nella carne rispetto ad altri alimenti di origine vegetale, come per esempio il ferro, lo zinco, ma anche vitamina B12 o vitamina A. E la carne è inserita proprio per le sue caratteristiche nutrizionali in tutti i modelli alimentari più equilibrati, come il modello alimentare mediterraneo. Se noi andiamo a vedere la piramide della dieta mediterranea, troviamo sia la carne rossa, la carne bovina che la carne trasformata. Questo perché, per appunto ribadire il concetto che è un alimento importante e nelle giuste quantità è ottimo per la salute. Noi abbiamo sviluppato una campagna che rispondesse ai bisogni e agli obiettivi evidenziati dal bando del Ministero delle Politiche Agricole, del MIPAFT, l'abbiamo fatto in particolar modo nucleando quelli che erano a nostro avviso i temi più rilevanti su cui iniziare un racconto alle persone, pensando a un pubblico molto allargato. La campagna inizia il 18 novembre, avremo quindi il debutto in televisione su tutti i mezzi Rai, canali generalisti, televisioni specializzate, su radio, sul digitale e anche addirittura nei circuiti cinema del circuito di Rai Pubblicità. Tutti i pediatri riconoscono l'importanza per la crescita anche cerebrale dei bambini, l'introduzione delle proteine animali, in particolare della carne, è fondamentale. Chiunque abbia dei bambini si rende conto anche di come aumenti la crescita dopo lo svezzamento nel momento in cui viene introdotta la carne. Quindi la carne è importante e quando vi è stata questa divulgazione anche di fake news proprio sulla carne, questo ha provocato spesso anche l'abbandono da parte di alcune famiglie delle proteine animali e della carne in particolare nell'alimentazione dei piccoli, e questo con delle conseguenze gravissime. L'abbiamo visto leggendo i giornali di bambini ricoverati, addirittura di bambini sottratti alla patria potestà perché i genitori avevano tolto dalla loro dieta la carne. È fondamentale non fare delle scelte che non siano sotto un controllo di un medico.